Ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, perché non solo persona, ma Sciarottina Grullo è anche più caldo, sono stata un po' di contorni, vuole partecipare a questo video, che poi non lo guarda perché guarda i cartoni. Ma vabbè, allora, questo qua sarà un video dove appunto spiego, dove appunto spiego i miei tatuaggi, quanto l'ho fatto, la solidità, il prezzo e se l'ho fatto male o meno. Mi facevano tantissimo tempo fa. Oddio, è orrendo quel video, è super bello. Era senza Sharon, sicuramente è stato più facile girarlo. Cioè, Sharon c'era, ma era piccolina, se la roba va. Ma appunto è vecchio, quindi vorrei comunque rifarlo aggiornato. Allora, partiamo da questo posto che io ho. Sto girando un grigio. Io sono il camion. Tu chi sei? Chi sei? Sono il camion. Grazie, ora devo fare un video, andiamo a farci un giro, dai. Quindi stavo dicendo, cos'è? Stavo dicendo, lo voglio fare, un video appunto aggiornato sui miei tatuaggi. Io ho 5 tatuaggi, ma conto fare il sesto magari entro Natale, vedremo se qualcuno mi regala. Stavo molto per questo video regalando i tatuaggi, ma è così lungo, guardami il video fuori, che miseria. E vabbè, comunque conto di fare il sesto che voglio fare è qui sulla nostra, costato, comunque, ma poi partiamo dalle mie tatuaggi. Allora, il primo tatuaggio in assoluto è qui sulla pancia, che voi adesso appunto non vedete perché ho il visore alta, ma comunque vi lascio una foto. E è stato il primo tatuaggio che ho fatto, che mia mamma era, stracontraria, perché mi sono detto, che cacchio di tatuaggio sono, non sono assolutamente contraria a questi tatuaggi, però anzi, 16 anni stai sbagliando, infatti è l'unico tatuaggio che, no, il mio due che non hanno significato, questo era il peggiore, però vabbè, comunque non mi diventa fatto superare. E quindi appunto il primo tatuaggio è stato la feci in un negozio a Famagosta e lo pagai, perché ho appena aperto è bravissimo pastore, si chiama Emil, ma c'è anche il suo figlio su Facebook. Appunto dopo 16 anni ho fatto così a Famagosta, mi sembra, e c'è ancora comunque pastore. Adesso non mi ricordo come si chiama, comunque se ne trovi assolutamente della sua figlia Fego, che fa dei lavori bellissimi, e comunque lo pagai 50 euro, che è veramente poco. Il dolore, io direi che come dolore fa abbastanza male, se lo che sulla pancia comunque è un punto molle, sì, fa abbastanza male, non posso dire assolutamente il contrario. Però vabbè, io comunque, il fatto che io il dolore non lo sopporto proprio, io cioè, faccio un taglio e muoio dal dolore, però comunque l'ho sopportato, non mi sono niente fermato, grazie a tatuaggio, quindi. Cioè, è sopportabile, fa abbastanza male, ma comunque se non siete proprio che sbrigate alla luce di l'angolo, potete benissimo fare. Il secondo tatuaggio che ho, appunto, è questo. E c'è scritto Carpe Diem, questo qua l'avevo scritto io al computer, io ho posato la stampa, e intanto neanche dice da dietro. Continuate, io mi aspetto, non posso vedere. Carpe Diem, appunto. Dolore assolutamente zero di zero di zero, non ha fatto che a parte un pochettino sul tendine, proprio adesso, più caro che provo ad andare qui, però non mi ha fatto veramente nulla, veramente veramente. L'ho pagato. Io posso fare un video serio una volta. L'ho pagato 60 euro, sempre dallo stesso tatuatore. Il significato di questo tatuaggio era appunto meglio pentirsi di averci provato che rimanere con rimorso di non averlo fatto. Ed è assolutamente vero, perché io di tutto ciò che ho fatto, a parte che non mi sono mai pentita, forse di averci provato, appunto, di averlo fatto. Non mi fai il buio, amore. E quindi, questo è il significato del mio tatuaggio, ed è veramente bello. E questo l'ho fatto sempre, mi sembra, verso 16-17 anni, comunque, diciamo. 16-17 anni, comunque. E il terzo tatuaggio che ho fatto è appunto il nome di questa qui, questa ignota bimba che mi hanno portato da Giancarlo per una volta, ed è appunto questo qui, che lei mi sta comendo, appunto è il nome Sharon. Questo tatuaggio appunto l'ho pagato 50 euro da un tatuatore che comunque ce l'ho pagato. Allora, vabbè, possiamo vedere che cosa su come l'ha fatto. Dolore questo sì, perché il tatuatore ha una mano abbastanza pesante, l'ho fatto un pochino male, comunque non è fatto decisamente bene, poteva essere fatto con una piuttosto migliore, infatti sicuramente andrò a passarlo, tanto tutto il nexo, perché proprio il colore è sbiadito, non so,
Questo qui l'abbiamo disegnato di mia cognata, lei me l'ha disegnato, io ci ho fatto qualche rifinitura e ci ho disegnato la punta fiocco. Questo qui l'ho pagato 50 euro e nel dolore appunto stile, abbastanza dolore, l'ho fatto fare, mi sembra, 20 anni. 20 anni, mi sembrano 20 anni, non so questo. E quindi sì, dolore. Abbastanza questo qui, dipende comunque anche dalla mano e del tatuatore. Altro tatuaggio è questo che comunque vedete spesso nei video, che è il nome di Michael con la corona che ho disegnato. Questo qua anche l'ho fatto, l'ho disegnato io. E dolore abbastanza, dolore è un posto, una posizione abbastanza dolorosa. Questo qua pure l'ho pagato 50 euro, è abbastanza doloroso come punto, però comunque sempre per quanto riguarda me, che io so di aver dolore proprio, no? Cioè soffro, non so se si sente in realtà, basta, comunque lo soffro tantissimo, ha fatto male, anche ha fatto male, ma comunque io sono sempre una che per le cose che mi piacciono stringo giù e vado, quindi va, assolutamente, cioè è un dolore comunque sì, però sopportabile, comunque è abbastanza sopportabile come dolore, sempre doloroso ma abbastanza sopportabile. E per 50 euro, quindi da tutto il fatto anche questo, e nulla, comunque il significato di questo qua è appunto, beh, questo qua è il nome di mio figlio, quindi non c'è nulla da spiegare. Questo qui è il nome appunto di Michael, è una corona perché è sempre per lui, il mio re. Voi direte, cavolo, ma anche tu devi avere la tita, ma qui mi dice un po'. Tita fa qui il nome del tuo compagno, del tuo fidanzato, e non stai mai a questo problema che non pensiamo. Lo so, infatti vi dico, pensateci veramente, veramente bene, perché potresti veramente pentirmene. Io sono così, io delle cose non me ne pento, è rarissimo che mi pento di qualcosa, quindi sono sicura che anche se un giorno facciamo corna, ci lasceremo comunque al papà di mia figlia, poi magari ci lo coprirò anche, però comunque è una persona in questa parte della mia vita importante. E quindi mi sento di dedicare il tatuaggio. Ragazzi, il tatuaggio nel caso si possono togliere o anche coprire, quindi non è una cosa immensa che la coprire è troppo difficile, quindi anche se fosse. Comunque per me è una persona molto importante, papà di mia figlia e dei miei futuri figli, e quindi sento che sarebbe stata la vita, quindi non mi pento assolutamente di averlo fatto. E poi sono anche idee, c'è chi dice, ah, non lo farei mai, mi farei una lettera, mi farei una frase, appunto. Ognuno faccia che vuole del proprio corpo, il corpo per me è la tela, quindi io non disegno. E l'ultimo tatuaggio, un altro punto insignificante, il secondo senso significato, è questo qui, che è piccolissimo. È veramente inutile, però volevo un cuore scenzolano. Sono che il tatuatore non ha capito un cazzo e l'ho fatto un cuore che manco si vede. Io volevo quello là più grosso, tipo Ariana Grande, e quella. Però ho fatto sta cosina che manco si vede, quello fatto male, ma ora andrò sicuramente a rifare anche questo. E quindi nulla, il tatuatore veramente, vabbè. E quindi ragazzi, se vi è piaciuto, mettete un like, fatemi sapere se avete tatuaggi dedicati ai vostri fidanzati, mariti, figli, fidanzati, mariti, fidanzati, fidanzati, mariti, figli, mogli, chiunque. Se siete d'accordo, no, nel senso criticare, perché come ho detto, il corpo mio come il corpo vostro, ognuno decide cosa meglio credere appunto per questi tatuaggi, eccetera. Quindi fatemi solo sapere cosa ne pensate, se voi lo fareste, se non lo fareste, se ce l'avete o no. E nulla, fatemi sapere anche quanti tatuaggi avete. Vi lascio giù nell'info box, il mio Facebook, il mio Instagram, la mia mail. Il mio Facebook è DeboraG, appunto. Instagram è Debora.Gennaro. E quindi nulla, ragazzi, se vi è piaciuto il canale, iscrivetevi al canale. E iscrivetevi, dovevamo arrivare a 1000 iscritti, che qua stiamo andando niente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!